Buongiorno a tutti ragazze e ragazzi e benvenuti all'inizio di questa nuova serie. E buon anno, anche se forse un po' in ritardo, anzi un po' in ritardo sicuramente. Siamo su, come dice, come da titolo, su The Last Guardian, un gioco che ho atteso e avevo perso anche un po' le speranze di vederlo, poiché ha avuto uno sviluppo travagliato, beh ormai lo sapete tutti. Presumo, e non vedevo l'ora di giocarci, insomma, e per questo gioco devo ringraziare Lara poiché me l'ha regalato per Natale. Quindi grazie Lara e adesso vediamo di scoprirlo insieme. Premetto che è una blind run, non so proprio nulla di nulla se non il creatore di questo videogioco è lo stesso di Ico e Shadow of the Colossus. Anche se Ico non ho avuto mai il piacere di provarlo, Shadow of the Colossus l'ho provato diverse volte, devo dire, mi era piaciuto tanto. E allora vediamo un po' come si prospetta questo The Last Guardian. Vi faccio vedere brevemente le opzioni, anche se non c'è nulla da vedere, nel senso che vabbè, le voci, la musica, gli effetti sonori come al solito li ho messi così, come nel mio modo. Schermo nulla, la luminosità l'ho un po' aumentata e praticamente basta. Cioè, nulla di che, insomma, siamo su console ovviamente, quindi non ci sono così tante opzioni. Vabbè, comunque iniziamo. Cos'è pietra luminosa. Ah, ok, parte così. Titolo di botto. Vediamo. Ecco, Fumito Ueda si chiama, è vero? Sì. Quanti animali, insomma. Sì, beh, forse è un. Cioè, so che, vabbè, ovviamente i protagonisti sono due. Un ragazzino e un certo Trico. So che è un miscuglio di animali, ma forse fanno vedere quali qui. Ah, Trico, ah. C'è un insieme di animali, insomma. Ah, ok, devo. Devo fare? Allora, illumina dei tasti. Oh, io sto premendo, vabbè, io continuo a premere a caso. Boh, forse ci avviciniamo alla luce, infatti, ecco. Io
Inomotu otunom isarabea. Aukunana awizi iedakunam. Ah, ok. Ootasama kaku unagu ietage. Oh, ce l'abbiamo subito così? Cioè, in faccia ce l'hanno, sbattuto Trico. Ok. Ah, ci si deve alzare, va bene. Inijukai itisos. Adonai tetta waku. Adachi urara voi otoriku. Iso uni yu tutti. Ona ananatu onits. Bestia mangia uomini addirittura. Aweniato onis inarazi. Ateitara kyak. Agimasu nom anoimi. Muoviti, sposta visuale, sì. Ok. No, forse... Ah, è ferito. Vada lì. La vedo la cosa che... Cos'è, una spada? Posso aiutarlo? Ecco. Stai buono, non vedi qua. Rimuovi lancia. Ah, si può, ok. Allora, tiro. Dai. Sì, non ti agitare, so che fa male, ma... Madonna. Porca vacca, che botta. Siamo ancora... un po' intontiti, ovviamente. Siamo rimasti svenuti per un po', quindi vabbè, siamo praticamente noi da vecchi che raccontiamo, presumo. Sì. Fide poteva ucciderci, ma ci è andata bene. Ataduari, ieta stile gek, o toricono. Probabilmente, essere libero. Ah, posso muovermi, ok. Questa è la lana. Secondo me vuole essere libero, così a logica. Cos'è? C'è una roba là? Allora, i movimenti... Sì, le animazioni mi ricordano molto Shadow of the Colossus. Si provo i comandi. Ah, ok, con la X ci abbassiamo. Per saltare... Cos'è? No, con quadrato... Spinge. Ah, con triangolo salti, ok. E cos'è questa roba? Ah, ecco, ce lo dice. Lascia... Scala, ok. Raccogli. Con cerchio. Cos'è sta roba? Un barile. Ok, se glielo porto... Lascia, lancia... Ok... Ma secondo me... Il motivo ci sarà, che c'è sto barile, io provo a portarglielo... Che scorbutico... No, adesso ce l'ha lì... vabbè, ok... Grazie... Anabagiam izu du giustamente. Adadu arie tastire kek. Inarazi e taste a tu. Ti dai consigli, il narratore. Vai che però li abbiamo estratto noi da là. Ha fame. Beh, io pensavo volesse essere libera, però. Beh. Là c'è un altro barile. Già, sì, mi viene
da saltare con X, non con triangolo. Ah, ecco, e con X ci si abbassa e prendiamo l'altro barile, ecco. Ma serviranno a qualcosa, Appenditi, tira leva. Boh, tiriamo sta leva. E ecco. Ok. Com'è che si tirava con cerchio? Ok. Giù. Ok. Fame e sete. Non solo fame. Secondo me, ma dove siamo? Un altro barile? Vabbè, boh, io li prendo tutti. Ecco. Lasciamolo qui. Tanto vediamo anche in giro. Il barile. Ma allora è giusto. Però aspetta, vediamo cosa c'è di qua. Ah, un altro barile. Ma lì però non ci arrivo. Vabbè, però magari vanno lanciati, tipo. Salta, sì. Vediamo. Oh, no. Ok. Vediamo. Prendiamo quello che ho lasciato lì. Ok, se io te lo lancio, visto che mi mandi via, così. Opla, al volo. Non fa niente. Non so neanche cosa c'è dentro. Aspetta. Lo annusa. Sì, qui. Ah, ok. Ci sarà dentro cibo? E quindi? Ne vuoi un altro? Toh. Ah, aspetta. Ecco. Arrivo. Come mi guarda? Ecco. Tieni. Opla. Atake nekas tu aoizi. Inas tu baby kuzi. Ah, scusa, da lontano. Va bene qui? Cosa ci sarà dentro? Non si sa, però va bene. Meno che mangi il legno. Un altro? Boh, viene da un altro, non so. Tanto ce ne sono qui. Ecco. Via. L'ha preso? O non lo vuole? Basta, non... A posto così? Ah. Gliel'ho lanciato il barile. Ah, ecco. E là non l'ha mangiato. Vabbè, me ne vado. Non mi guardi così, però, Allora, qua ce n'è uno, ma non so come prenderlo. Aspetta, vediamo. Ah, ce ne sono due, mi sa. Mi sembra che ne ho visto un secondo. Non so se ci arrampichiamo qua, non penso. C'è un po' di fumo. No, cosa spingi? Beh. Ok, ma qua non. Dove si va? Da nessuna parte. Vabbè. Ok. E per andare lì, Non c'è niente. È quello che sto facendo, narratore. Non so se qua c'è qualche passaggio. No, niente.
va bene. Da altre parti ce ne sono altri, non so. Quel barile, cavolo, gli è acquistato. Caduto. L'ha spinto proprio lì dove c'è lui. O lei, non so neanche se è maschio o femmina. E quindi non posso prenderlo qui. C'è. No, qui c'è il passaggio bloccato. Secondo me qua lo sfonderà lui, quando si creerà una certa fiducia. Mi fai prendere quel barile che è proprio vicino, cioè. Posso? 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 Grazie, grazie, grazie. Guarda, mi allontano, Ecco. Allora, guarda, lo appoggio qua. Vabbè, me ne vado. Troppo vicino, chiedo scusa. Ok. Adesso però mangialo, Oh, bene. E tre basteranno. A posto? Anche perché gli altri due non so come prenderli, È ferito, sì. Ah, meno male, Sazio. Aketanaiktu, agotu karagojikti adam. Akisonimos, uniatu. Mo? Bisogna curare la ferita. Come la curiamo? Mi fa avvicinare? Qui? Posso? Posso? Mi tiri un calcio se mi avvicino? Posso? Aspetta. Non posso fare nulla. E allora. Aspetta. Qui non c'è niente. Lì c'è il barile. Là c'erano gli altri due che non so come prendere. Ma penso che non siano più necessari. Però adesso non mi scalcerà. Lancia nella spalla destra. Non l'ho mica vista. Aspetta che te la tolgo. Posso? Lascia che te la tolga. Dai, se no. No. Forse aspetta. Forse ho capito. Devo arrampicare. Dai. Ok. Fai la brava, Fai il bravo, insomma. Ecco. Ci sono? Oh, perfetto. No, siamo svenuti ancora. Vabbè. Ok, quindi. Ecco, ci prendiamo. Oh, finalmente si avvicina. Chiama Trico. Rude? Adesso vorrà essere libero, no? Ok, ma do come altro. Ok, quindi. Mm.
Risponde. Ma lo devo portare da qualche parte, forse. So. Mi segue. Ma c'è quella catena, dà fastidio, ovviamente. Non si può. Ci sarà un modo per toglierla. Cosa fa? Obbedisce, madonna mia. Però sta in piedi adesso, E mi segue pure. Vabbè, ok. Forse con le lance, no. Non credo. Insomma, è pur sempre ferro. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Beh. Se lo chiamo qua. Non ci arriva, non ci arriverà, no? La catena è corta, no? Meno che si allunga. Ah, ma no, forse ho capito cosa devo fare, aspetta. Anche se non credo ci arrivi la catena, meno che è allungabile. Non so. Se io lo porto qua, magari raggiungo due barili se servono ancora, non so, però. Vediamo, se mi metto qua. Non so se arriva, vediamo. Vediamo. No. Sì. Cosa fa? Ci arrivi? No, infatti. Infatti. Agiadu Torikono, Atisudu Mirazi. Sì. Abiadu Taragianastu, Ed Nirazi Adam. Infatti un modo per toglierlo, magari. Ma posso arrampicarmi su di lui, tipo? Ah, sì. Sì, sì. Come in Shadow of the Colossus. Aspetta, però. Ok. Andiamo su. Lascia. Ok. Ah, ecco. Si può togliere così. Pensavo che andasse spaccato. Ma perfetto. Sto su adesso, scendo. Porca vacca, mi ha fatto scendere lui. Ecco, adesso. Vabbè, si gratta. Se lo chiamassi di qua. Vediamo. Lui ci può arrivare, qui. Vediamo se viene. Magari non ha fame. Hello? Pronto? Ah, eccolo. Guarda là. Oh, madonna. Che faccia, però. Ecco, ecco. Oh. Hai visto? Dai, mangiali. Oh, bravo. Ok. Cosa fa? Ce n'era un altro, mi pare. Sì, infatti. Perché non riesce a tirarlo giù? Fai vedere a me, scusa. Aspetta. Ciao, vieni da saltare. Aspetta, fammi andare su. Devo dare un'occhiata. Ok. Ah, perché, ok, è dentro un funicolo. Però se ti avvicini. Grazie, ecco.
Opla, preso, dai che... No, scolpato tasto. Ecco. Hai visto? Eccolo qua. Ce l'hai sotto? No, ma sei sdraiato, non ci credo. Scusa. Ma no, ce l'hai sotto. Niente, se si è messo sopra. Ehi. Dorme. Pronto? Vabbè. non mi caga. Hello? Ah, ok. Carezza Trico è apparso per un attimo. Con cerchio. Ah, ecco. Vado, sembra proprio un animale domestico, quasi quasi. Così. E niente, però dorme. Si è seduto, si è sdraiato sopra. Mm-hmm. Atunizi, Ieho, Onyakia, Inetu, Ontricono, Awizi. Ah, la sorgente. Ah, ok. Aspetta. Niente, poi proverò a vedere se per caso si possono tipo invertire i comandi. Perché veramente con triangolo non mi viene saltare. Ok. Ah, perché questa è una strada, ora ho capito. Ok. Quindi io pensavo che Trico sfondasse quel muro tutto mezzo rotto. Beh, che io penso sempre alla forza brutta, cioè. Qua, ah, ecco un passaggio. Oh, che luce. Madonna, cos'è sto posto? C'è un... Aspetta, questa vasca enorme mi ricorda molto, anche se le scale non ci sono, un luogo che c'era in Shadow of the Colossus, anche se appunto era tipo alla fine di una lunga scala chiocciola, quindi in questo caso non è così. Cos'è? Ciao, niente, non c'è niente da fare. Aspetta, raccogli, cos'è? Oh, sarebbe? Va bene. Illumina, mantieni i cerchi e muovi la levetta a sinistra per effetto della luce. Oh, imagak ono. Iesi, inotugo, ieharosi, onustisiasi, yanu no tu, katnek, ietesmatic, inotu karikum, awesi. Servirà qualcosa. Magari illuminare un simbolo, un qualcosa. Là in alto, no. Là c'è una fenditura però, anche se, no, non è che dove sono uscito io, non saprei. Aspetta qua. Magari qui. No, boh. Boh, vabbè. Non saprei.